Eccoci qui, cari amici, benvenuti in una nuova puntata di Vieni a vivere all'estero. Oggi sono qui con un carissimo amico, Mauro, ci conosciamo da una vita e sono qui con lui per raccontarvi, anzi per farvi raccontare come si vive in Cina. Mauro ha passato ben 10 anni della sua vita in Cina, è da poco tornato in Italia, quindi veramente ha fatto un percorso a tutto tondo. Quindi parlando di 10 anni in Cina, a me viene subito in mente 7 anni in Tibet, non so come, quindi sicuramente è un viaggio trasformativo. Quindi buonasera Mauro, benvenuto, spero di trovarti bene. Ciao Fabio, buonasera, grazie per avermi invitato. Grazie a te, assolutamente. Allora, questa sera io abbiamo un po' di domande che ho preparato, quindi sarà intensa, naturalmente prenditi il tuo tempo e naturalmente sentiti libero di gestirla proprio nella maniera più fluida possibile per te. Allora, comincerei subito parlando degli inizi. Allora, io e te ci siamo conosciuti circa 20 anni fa ormai, eravamo entrambi due sognatori, lo siamo ancora, e ci siamo conosciuti in piscina, brevetto di bagnino, e da lì avevamo questa cosa in comune: volevamo andare all'estero, volevamo vincere le nostre paure sull'estero, volevamo espanderci, e quindi così siamo qui, una ventina di anni dopo, una ventina di anni dopo, quasi 20 anni. E per raccontarvi la storia dall'altra parte. Quindi abbiamo entrambi realizzato un po' questo sogno e quindi così è molto emozionante anche da ripercorrere tutta questa cosa. Sì, è incredibile, perché poi all'epoca magari sembrava anche impossibile, raggiungibile, invece poi volendo tutto si può fare, tutto alla portata di tutti. Poi noi avevamo anche la grande passione della crescita personale che ci accomunava. Eh sì, per me è stato un grande aiuto avere quella passione, perché chiaramente nei momenti di difficoltà si prendeva il libro, si andava a sentire Tizio, Caio e da lì era più semplice. Poi qui, a proposito, tu sei sempre stato un patito di Tiziano Terzani e quindi hai avuto anche la fortuna poi di incontrarlo. Poi una foto che testimonierà questo. Bene, allora Mauro, io comincerei con un po' di domande. Allora, laurea in mediazione linguistica e culturale, quindi tu hai la conoscenza fluente di 3 lingue, tra cui anche lo spagnolo. Quindi dimmi un pochino come questa laurea ti ha aperto le porte, come comportarsi per chi studia lingue, dici un pochino in pratica com'è andata. Allora, sì, allora, mediazione linguistica e culturale è un corso, ma piuttosto, vabbè, nuovo, ormai c'è da più di 15 anni, diciamo. Io ero stato il primo studente, cioè non esisteva questo corso prima, quando avevo iniziato, erano proprio i primi. Ti dà una formazione, diciamo, sulla lingua e la cultura di due paesi che scegli tu. E poi ti dà anche un'infarinatura sul sistema comunque politico, economico e sociale. Io all'epoca avevo scelto cinese e spagnolo. Perché cinese e spagnolo? Beh, da una parte ho detto, ma studio una lingua un po' più difficile e dall'altra magari rimango con una lingua un po' più vicina a noi, un po' più semplice da gestire, che comunque è la seconda lingua più parlata al mondo, lo Wow. spagnolo. Cinese è la prima. L'inglese, vabbè, diffusissima. Allora, mi ha aperto le porte, ma allora sicuramente il cinese sì, perché all'epoca era una lingua molto richiesta, quindi solo il fatto di sapere il cinese ti dava la possibilità di aprire delle porte che magari erano inaccessibili. E lo spagnolo, ma penso anche di sì. Io sinceramente, cioè, mi sono concentrato sull'Asia, sulla Cina, quindi ovviamente ho sfruttato più il cinese, ma comunque penso che anche lo spagnolo ti apre le porte. Però ecco, come dicevamo noi prima, diciamo che la lingua a volte non basta, perché nel mondo del lavoro spesso, molto spesso, sono richieste anche altre skills, altre abilità. Certo. Questo è un po' duro all'inizio perché, insomma, uno si laurea, esce, laurea in lingue. E o ti metti a insegnare, cioè entri nell'educazione, eccetera, oppure se vuoi entrare nel mondo del lavoro, del corporate, eccetera, un po' più ostico perché hai bisogno comunque di fare delle esperienze. Quindi ci sono tanti modi, magari si fanno degli stage, eccetera. Stage all'estero, intendi, giusto? Ma sì, sempre.
Sì, l'estero in generale comunque ti dà molto di più, quello sì, il stage all'estero, poi adesso Io sono un po', sono stato un po' scottato dal mio stage fatto in Italia, quindi magari lo sconsiglio un po', stage inutile, però sì, stage all'estero nel contesto giusto, assolutamente, può aprire tante porte. Sì, io nel mio caso in Cina, vabbè, uno dei primi lavori è stato, visto che parlavamo di che cosa ti apre a livello di porte, eccetera, al consolato generale di Shanghai cercavano delle posizioni per diciamo andare a gestire i visti turistici per i cinesi, ok? Quindi uno dei requisiti, la base, era proprio il cinese, quindi il cinese e l'inglese, e sono stato fortunato perché poi oltre al cinese, cinese, l'inglese, la conoscenza dei programmi di base, insomma Windows, Excel e la laurea, non era richiesta poi un'esperienza pregressa, quindi un po' il mio ingresso nel mondo del lavoro è stato abbastanza fortunato, diciamo, certo. Fortunato perché all'epoca il fattore fortuna ci vuole sempre, altrimenti non è così semplice. Ebbene, poi dici un attimino anche della passione per il mondo asiatico, quindi tu hai anche un'attrazione per il Giappone, mi sembra di capire. Ma sì, allora diciamo che le lingue in generale mi sono sempre piaciute, quindi infatti anche tutti i corsi di crescita personale, sempre tutti in lingua inglese, mi è sempre piaciuto. Quando ho deciso di andare all'università ho detto ma fammi studiare qualcosa di diverso, non avevo in mente di studiare cinese e giapponese, però quando ho visto la lista delle lingue, ho visto arabo, hindi, ebraico, cinese, giapponese, subito, bam, il mio occhio è andato subito su Cina, Giappone, così distinto, non sai, sai, sono quelle cose che senti dentro, certo. La Cina, l'Asia, comunque a me è sempre piaciuta la diversità, l'Asia è un mondo completamente diverso dal nostro, hai il taoismo, il buddismo, quindi a livello filosofico hanno una visione completamente diversa, le persone sono diverse, la mentalità è diversa, vedono il mondo in modo diverso, la flora e la fauna è diversa, poi tutta l'Asia è ricchissima di popoli, di culture, isole, umanità, probabilmente anche c'è un'umanità diversa che magari è persa in Occidente, quindi esatto. Io dico sempre che quando si va all'estero, specialmente i primi tempi, è come vivere un po' con l'acceleratore premuto, perché succedono un sacco di cose assieme, no? Quindi ogni giornata è l'equivalente magari di un anno, no? Che si farebbe in un altro posto. Dimmi anche così, un attimino, essendo tu tornato da poco, relativamente poco in Italia, come hai vissuto il passare da un mondo così stimolante, tutto questo, a un mondo che conoscevi già, che in cui... com'è stata anche questo rientro? È stata ostica, allora adesso sono già 5 anni. Che 5 sono anni, ah ok. Dal 2015 a oggi, quindi 2020. Sei allora, abituato o sei ancora? No, adesso sì, dai, mi sono reintegrato nella società. No, spesso si parla di cultural shock, cioè lo shock culturale quando vai all'estero, e questo certo. È vero, soprattutto quando vai in Cina, tu sei sullo stesso pianeta, ma sei in un'altra dimensione, cioè lì è tutto completamente diverso, quindi tutto ciò che hai imparato, che ti ha... devi proprio rimetterti in gioco. Poi quando sono tornato in Italia si parla anche di reverse cultural shock, cioè lo shock culturale al contrario, c'è anche quello, perché quando torni, cioè, dopo 10 anni, soprattutto stando in Cina, io mi sono reso conto che mi ero abbastanza, cioè molto cinesizzato, quindi anche nei rapporti con le persone, il modo di parlare, no? Che ne so, in Italia spesso si fa la battuta, si parla sempre scherzando, no? Sta cosa qua in Cina magari non è così, è molto diversa, non c'è questo umorismo costante. Poi, no, è stata veramente dura perché, vabbè, sia dal punto di vista, ok, queste cose qua magari sono stupidaggini, ecco, la cosa forse più dura è che comunque io sono stato in Cina da quando avevo 25 anni fino ai 30, 24, 34. Okay, quindi è una bella fetta di vita. Lì ho conosciuto il mondo, cioè adesso ho amici in tutto il mondo,
Però poi con l'Italia ovviamente c'è stato un gap notevole, quindi certo. E poi ecco, quando sono ritornato ho dovuto comunque ricostruirmi piano piano una vita sociale, il che non è semplicissimo. Poi, ma in Cina sei lo straniero che parla il cinese, ci sono opportunità ovunque, ti ingaggiano per fare spot pubblicitari, modelli. mi ricordo la tua email, erano i propri primi tempi che era arrivato, mi avevi detto di questa cosa, che eri finito in televisione subito. Televisione, sì, cioè ti fanno fare... ho partecipato a una soap opera, quindi tu lì sei al centro del mondo, esci, vai in un bar, incontri gente di tutto il mondo, americani, africani, spagnoli, no? Ti sembra di stare veramente, è interessantissimo. E poi mi dicevi anche a livello proprio di stile di vita, visto che tu comunque poi lavoravi per una corporate e via dicendo, visto il costo della vita bassa, lì è un potere d'acquisto comunque enorme, mi sembra di capire. Sì, anche quello... Sì, è un bel vantaggio, insomma, se si sceglie di andare a vivere in un paese come la Cina, insomma, dove la vita, il costo della vita è un po' è più basso, ovviamente si ha la possibilità anche a livello economico magari di avere un po' più di vantaggi, quello sì, sicuramente non è un aspetto da sottovalutare, perché poi lì vivi un po' come una vita un po' più agiata, ecco. Poi lì costava tutto pochissimo, cioè prendevi il taxi con 2 euro, 1 euro, allè, per i bar entravi, ah sei straniero, vai tutto gratis. Allè. Adesso non è più così. Ah, esatto, ecco, volevo appunto chiederti, no. Non è più così, si è sparsa la voce, quindi... No, sì, è cambiata tantissimo la Cina da quando è entrato con Xi Jinping, quindi dal 2012... C'è stato un cambio di traiettoria. Prima la Cina era apertissima agli stranieri, si poteva andare a Hong Kong, si faceva il visto di un mese, si stava a lavorare, facilissimo trovare lavoro, avevamo le porte aperte ovunque, potevi andare in giro senza casco, senza niente, la polizia non ti fermava mai perché eri straniero. Ale. Era un po' il paese dei balocchi. Poi dopo è arrivato Xi Jinping, il nuovo presidente, che ha stretto un po' la cinghia, cioè, quindi da lì, insomma, ha messo un po' in riga le cose, diciamo. Prima era un po' esagerato, adesso stiamo un po' raggiungendo l'estremo opposto. Quindi bene. La magia della Cina si è un po' persa poi con il nuovo presidente, però rimane sempre fantastica, cioè, la Cina è veramente un paese che vale la pena visitare, scoprire, ma sai, viaggiarci è diverso, viverci ti porti dietro veramente... La scopri davvero, esatto, sì. Bene. Allora, io qui ho anche delle bellissime foto che tu mi hai mandato, quindi magari vediamole un pochino. Allora, partiamo da questa. La vedi, Mauro? No. No? Ah, no. Allora, sì, devo confermare. Sì, prova a vedere se... No, comunque... per questa cosa dobbiamo un attimino, questa tecnologia non ci vuole aiutare in questo momento, e niente, ci riproviamo tra qualche minuto, magari mentre stai parlando io smanetto di nuovo e vediamo. Ah, la vedi adesso? Sì. Adesso sì. Ecco, allora possiamo... Allora adesso vediamo di fare un bel play, così eccola qua. Allora, quindi questa è l'immagine con cui sei partito, quindi una vocazione diciamo spirituale per riconoscere quel posto con Tiziano Terzani che hai conosciuto di persona, quindi questa foto dice un po' tutto. Sì, Poi andiamo su questa foto qui, quindi tu hai girato in lungo e in largo, Cina, la gente come me magari non pensa alle montagne, ma in realtà ci sono, giusto? Sì, madonna. In Cina c'è il Tibet, quindi qui siamo nella regione dello Yunnan, e si chiama Tiger Leaping Gorge, questo posto. Le montagne lì, adesso non mi ricordo a che altitudine, ma sono, come vedete, molto 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 alte. Il Tibet è forse a 1000 chilometri di distanza, proprio
forse un'ora di volo dal Tibet. Lo Yunnan è una delle regioni più belle della Cina, quindi se si va a visitare la Cina, secondo me vale la pena anche fare un salto nello Yunnan. E a sud della Cina, a sud-ovest, al confine con Laos, Myanmar e Tibet. È una zona stupenda, stupenda, guarda, il sole molto rurale, clima fantastico, cielo azzurrissimo, non c'è inquinamento, è bellissimo, lo Yunnan è veramente... E valori tradizionali probabilmente, no? Gente come è rimasta come era una volta probabilmente. Sì, poi oltretutto lo Yunnan è una delle regioni che ospita più minoranze etniche in Cina, se non sbaglio, quindi hanno più di 56 minoranze etniche, quindi è anche molto interessante dal punto di vista socioculturale, perché veramente puoi andare a vedere queste minoranze etniche che hanno lingue diverse, tradizioni diverse, è interessantissimo. Questo è stato il nostro primo viaggio quando eravamo ancora studenti, oltretutto a proposito di studenti, io sono entrato in Cina grazie a una borsa di studio, perché è utile da sapere magari che il certo. Ministero degli Affari Esteri ogni anno seleziona delle persone per offrire delle borse di studio in tutto il mondo, perché il Ministero degli Affari Esteri ha accordi con tutti gli altri ministeri. Mi avevano tutti sconsigliato, è impossibile non andare così, eccetera. Invece io ho provato e grazie a questa opportunità ho avuto la possibilità di studiare lì a Danzhou. E poi durante il Capodanno cinese a febbraio abbiamo fatto questo viaggetto in tutta la Cina, ci siamo visti lo Yunnan, e poi siamo andati nel Laos, forse mi pare la foto. Bello, no? Arrivare in un posto ad avere la possibilità di avere il tempo di conoscere e via dicendo. Invece il mio approccio è stato, come sanno in tanti, arrivare, boom, cercare lavoro immediatamente. Allora, io ho avuto questo anno di cuscinetto, diciamo. Che bello! È stato bellissimo. Infatti abbiamo fatto un mese di viaggi, io non volevo più tornare, sinceramente. Non volevo più tornare all'università. Immagino, a chi non piace. Invece il mio collega finlandese ha detto no, torniamo, devo studiare. E vabbè, torniamo. Bene, Mauro, vado sulle altre foto. Allora, qui sono viaggi che tu hai fatto e ti sei sempre messo vicino alla popolazione locale. Qui dove siamo? Qui siamo a, Boracay, un posto molto turistico delle Filippine. Bene, bene, bene. Bambini locali, cioè sono felicissimi, sempre sorridenti. A me piace tantissimo, insomma, creare rapporti con le persone. Adesso in questo caso sono bambini. Però ecco, un'altra cosa bella di stare in Cina, uno dice, vabbè, la Cina, madonna, inquinata, è che poi dopo da lì, io ho avuto la possibilità di viaggiare per tutta l'Asia, quindi un po' seguendo le orme di Tiziano Terzani, io sono stato ispirato da lui tantissimo con il libro In Asia, uh-huh. Ho vissuto tantissimi anni a Singapore, in Cina, cioè girato in lungo e largo per tutta l'Asia. E quindi ero curiosissimo, la Cina ti dà la possibilità comunque di, sai, in 4 ore sei a Manila, in 7 ore sei in Thailandia, poi puoi andare in Cambogia, in Vietnam, in Indonesia. E ci sono posti molto, 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 molto belli. Insomma, come vedete, bene. Il mare... Adesso ce n'è un'altra che in cui sei sempre con la popolazione locale, questa è in Nepal, mi dicevi, giusto? No, questo è Laos. Ah, è Laos, ok, scusa. Laos, ho avuto la fortuna di viaggiare sempre con questo amico finlandese. Mm-hmm. E lui era contrario a fare i viaggi turistici tradizionali, no? Andiamo, vediamo cosa dice la Lonely Planet, seguiamo la Lonely Planet. E quindi con lui ci siamo avventurati in una montagna in Laos. Eravamo a Nale, mi pare, che è questo paesino vicino a un fiume. Lì non ci sono neanche le strade per arrivare. Abbiamo fatto 4-5 ore di fiume su una barchettina con un locale, e poi ci siamo messi a fare il trekking in mezzo alle montagne, così, senza una meta, e alla fine siamo arrivati in un villaggio sperduto nel nulla su questa montagna, dove c'erano questa popolazione, ma era veramente sperduto perché non c'erano strade, c'era soltanto questo fiumiciattolo che connetteva questi piccoli villaggi l'un l'altro. Case fatte di capanna, vedete, sono tutte così.
E stavano festeggiando, quindi avevano i seri a palla, la musica a palla, e poi bevevano questa grappa di riso e mangiavano questo riso un po', come si dice, quello glutta, insomma, quel riso un po' più appiccicoso, adesso non mi viene in termine. E ci hanno accolto, ci hanno visto, i bambini ci hanno visto, e hanno detto: Madonna, gli stranieri, Eh sì, gli stranieri! la vedo la felicità nei loro occhi, quindi diciamo un Però altro non mondo. potevamo comunicare, cioè, beh, purtroppo inglese zero, laotiano men che meno, quindi Solo potevamo solo a livello brindare emotivo ci si capisce. Bene, bene. Allora, e sorridere. Però ci hanno accolto, fantastico, guarda, è stata bellissima quell'esperienza. vado un po' avanti che ne abbiamo un pochino di foto qui da mostrare. Allora, poi qui l'esperienza corporate, eccoti qui, giacca e cravatta, quindi serissimo. Quindi questa esperienza, a quanto pare, poi mi dicevi che te la sei portata anche in Italia perché hai ottenuto poi un trasferimento, se non ho capito male, giusto? Sì. Diciamo, come ti dicevo, ho iniziato al consolato, poi ho lavorato per un import-export perché non mi andava di stare sempre in ufficio, volevo viaggiare, andare in giro. E poi, grazie a un amico, sono venuto a conoscenza di questa opportunità in Air China e anche qui, ecco, la lingua qui ha prevalso rispetto alle conoscenze, all'esperienza. Quindi in Air China all'epoca avevano preferito assumere una persona come me che non aveva magari esperienza nel mondo dell'aviazione. Perché sapevo il cinese, perché sapevo il Sì. cinese e la cultura cinese, quindi loro preferivano una persona che conosceva la lingua e la cultura e che si sarebbe integrata meglio all'interno dell'azienda. Quindi è stata un'esperienza fantastica, sono stato in Air China per 7 anni, poi sono stati carinissimi, mi hanno dato la possibilità dopo i 10 anni di tornare in Italia. Ho lavorato poi 3 anni per loro, però poi mi hanno avviato nell'industria aeronautica. Infatti adesso non lavoro più per Air China, lavoro per un'altra compagnia, per France KLM, Bene. e nulla. Quindi è stato estremamente Una bella formativo. esperienza corporate. Bene, fantastico. Qui c'è una foto che io per me è emblematica perché viaggiare in business class non mi è praticamente mai successo, e invece tu qui ci sei riuscito, quindi l'uomo è arrivato. Vabbè, ogni tanto capitava, diciamo, non ho mai sborsato i soldi miei per il business class, ogni tanto per lavoro, lavorando per una compagnia, magari poteva capitare di Bello, viaggiare. bello poter allungare le gambe su uno di questi voli lunghi. Bene. Poi qui un simbolo della modernità. Qui sei con tuo fratello, eh? Tuo fratello che è venuto in Cina e ha fatto faville. Io ho visto dei video spettacolari, giusto? Sì, lui è stato in televisione, ha vinto anche dei concorsi, ha fatto uno show anche a Tianjin, ma perché la Cina proprio ti dà la possibilità di esprimerti, di fare queste cose qui. E poi, ecco, la cosa bella della Cina è che veramente in 10 anni io ho visto, è come se avessi vissuto, non so, quello che succede qua in 50 anni, lì è stato condensato in 10 anni. Cioè io in 10 anni ho visto emergere grattacieli, ferrovie nuove, treni a alta velocità, cose che qua si sono viste solo negli ultimi anni. Lì invece era già una realtà, pagamenti digitali, cioè adesso in Cina nessuno va più in giro con i contanti, cioè ormai si paga tutto con WeChat, che è questa applicazione tipo WhatsApp, dove tu fai tutto con questa applicazione qui. Vanno tutti in giro col QR code, addirittura anche le persone che ti chiedono l'elemosina. Hanno il QR code, cioè non hanno più, hanno il bicchierino per chiederti gli spiccioli, ma nessuno ha più gli spiccioli. E quindi si sono ingegnati e hanno messo il QR code davanti alla tazzina. Quindi, no, modernità ed evoluzione alla velocità della luce. Cioè, la Cina è avanti, avanti, avanti. È un paese comunque che ha iniziato il suo sviluppo tardi rispetto a noi, perché si è iniziato ad aprire con Deng Xiaoping dopo, alla fine degli anni 70, quindi inizio anni 80, quindi è iniziato molto dopo, e ovviamente questo ha avuto la sua ripercussione, perché se si fa un giro a Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, queste città così un po' più moderne, cioè ti viene, cioè capisci che sono molto più avanti, la città sono molto moderni, molto all'avanguardia.
Bene. Questa cosa qua, ecco, magari non la pensa, cioè io ho notato che tante persone magari hanno l'idea che la Cina sia ancora, sai, ti immagini il vecchietto con i baffetti che va in giro col carrettino. Sì, è la Magari, bicicletta. prima, quando sono andato io, adesso forse c'è già una visione diversa, però impressiona questa cosa perché Assolutamente. sono Impressionato super me, è forte organizzato. questa foto, assolutamente. Non me l'aspettavo, diciamo. Ma poi Bene, sono vado avanti. super organizzati, guarda, un'organizzazione che noi ce la sogniamo, anche perché sono molto impostati, comunque in Cina è tutto funziona, è molto rigido, quindi Assolutamente. bene. Bene, allora qui sei nelle glorie e Vabbè. ci sono, quindi tu sul palco, quindi come mi dicevi, palco televisioni, spot pubblicitari non ti sono mancati, il palco dei tuoi hobby come DJ, quindi anche qui Sì. hai avuto modo di esprimerti e sì, la nostra presentazione di foto finisce con questa proprio, quindi diciamo hai avuto modo anche di essere te stesso. E così Sì, ecco, vabbè, la prima foto lì quando ci hanno fatto fare i modelli, ma mai fatto il modello in vita mia. In Cina basta, almeno quando ero andato io 15 anni fa, bastava essere straniero che ti prendevano per fare il modello, per andare in televisione, così. Quindi noi l'abbiamo fatto così per gioco, perché era divertentissimo. Quindi abbiamo girato per non so quante città, ci facevano cambiare, poi tutto disorganizzatissimo, cioè non sapevamo mai niente, tutto all'ultimo. Però è stato divertentissimo, ci acconciavano i capelli come pazzi. E poi sì, anche ecco, la musica elettronica è sempre stata una mia passione e quindi in Cina ho iniziato, ho conosciuto veramente persone straordinarie che hanno messo in piedi addirittura un'etichetta discografica, Go Production, si trova su Beatport, c'è cioè un'etichetta a livello globale. Ho avuto la fortuna di affiancarmi a loro, di iniziare proprio il progetto insieme a loro, suonare in giro per la Cina. Ed è stato bellissimo anche quell'esperienza perché il genere musicale che suonavamo era abbastanza underground, però in Cina non ci sono stereotipi, quindi noi suonavamo questo genere musicale molto potente, molto molto veloce, eccetera, così, ma la gente che veniva alle nostre feste era gente di tutti i tipi, tutti, che non aveva mai sentito magari questo tipo di musica, non venivano. Quindi questa cosa qua ci piaceva tantissimo, perché vedevi la potenza della musica pura che poteva avere sulle persone, no? La potenza della danza. Quindi esperienza fantastica, anche lì più facile, cioè in Cina se tu sei straniero, parli cinese, sai fare il DJ così, cioè ti aprono le porte, cioè è molto più semplice. Magari qua in Europa è un po' più complicato, devi conoscere tante E certo, persone. diciamo in Europa siamo uno tra tanti, quindi non siamo l'eccezione che viene notata, assolutamente. Esatto. Infatti questa è una cosa che mi ricollega alla domanda che mi facevi prima. Quando torni qua ti devi rimettere un po' con la testa a posto, perché tu lì sei sempre, non lo so, ti Sei senti qualcuno. sempre. Sì, sei qualcuno, sei speciale perché c'hai i cinesi che ti idolatrano praticamente ovunque tu vai, ti invitano a queste conferenze. Poi torni in Italia. Secondo me, come tanti altri, cioè, quindi ti devi mettere un po' a posto e dici, ragazzi, non è stato semplicissimo, veramente, molto, molto difficile. Guarda, quando Perché tu dici così, io ho in mente chiaramente un momento simile che io ho vissuto, il ritorno Londra-Milano. Londra mi aveva praticamente cacciato via perché era il periodo della crisi del 2009-2010. Ritornare a Milano, poi noi abitiamo pure fuori. Mi sembrava di essere ritornato per tante cose, cioè nel Medioevo, cioè, diceva mamma mia, siamo ancora che sta cosa. È così, quindi è una percezione che poi fortunatamente con il tempo poi passa e ci si abitua e ci si integra. Bene, bene, bene.
Allora, ti vorrei chiedere per chi secondo te invece non è adatta alla Cina, c'è un tipo di personalità che magari lì soffrirebbe perché non è il posto per lui? Ma allora, innanzitutto, se non si è predisposti a studiare la lingua, vivere in Cina è abbastanza ostico, ecco. Cioè, anche beh, se si vive a Shanghai, Pechino, queste grandi città, gente che parla inglese ce n'è in abbondanza, stranieri ce ne sono in abbondanza. E infatti, c'erano tante persone, magari expat, che lavoravano per multinazionali che non sapevano nulla di cinese e poi vivevano un po' una vita parallela perché tu, queste grandi città ti danno la possibilità comunque di vivere solo con gli stranieri, frequentare solo posti dove vanno stranieri, frequentare solo persone che parlano inglese, lo puoi fare. Però certo, se hai la possibilità, cioè diciamo nella vita di tutti i giorni tantissime cose sono solo in cinese, quindi non so, Certo. comprare un biglietto del treno, andare a fare la spesa, ecco, sapere la lingua. Cioè, non sapere la lingua potrebbe essere una barriera, potrebbe essere un Quindi ci ostacolo. vuole sicuramente la passione per un po' per quel tipo di cultura, per quel tipo di lingua, altrimenti così. Un minimo. Diciamo, non è che bisogna sapere la lingua, cioè almeno farsi un corso di 1, 2, 3 mesi in modo tale da sapere quelle quattro parole, perché al cinese basta che dici ni hao e già è contentissimo, no? Cioè, si vede che comunque tu sei, che vuol dire ciao, vabbè, lo sanno tutti però. Allora, quando vedono che c'è interesse verso la cultura, ovviamente loro si aprono, si avvicinano e è tutto un altro vivere. Poi bisogna anche essere molto aperti di mentalità, perché in Cina comunque tante cose sono difficili un po' da digerire. Ecco, ad esempio, tante cose. Da noi si parla sempre di politica. Ecco, in Cina la politica te la puoi dimenticare perché non è una tematica, non si parla di politica, cioè non si può parlare di politica, non hanno diritto di voto, non hanno diritto di parola, e Finisce lì. quindi tutto questo mondo che per noi è, per tanti magari in Italia, la quotidianità lì non esiste. Quindi non si parla di queste cose, la mentalità un po' forse. Hanno un sistema educativo cinese molto ferreo, rigido, cioè loro hanno gli stessi libri ovunque in tutta la Cina. Quindi a volte io mi sono scontrato con un po' di, cioè il fatto di parlare con le persone e ricevere sempre le stesse risposte, no? Questa cosa qua è un po' frustrante, ecco. A meno che magari non frequentavi cinesi che sono stati all'estero, che aperti di mentalità, Che hanno ok, però allargato un tanti. po' la veduta. Tanti, esatto, quindi la chiusura di mentalità potrebbe essere un problema. L'igiene, il casino, l'igiene, tanti non lo sopportano, cioè a volte passi vicino a queste toilette pubbliche e devi avere la maschera antigas, poi magari, oppure latrine senza muri uno di fianco all'altro, quindi tutti bellamente. Ali, Anche nelle saune, mi ricordo, si andava tutti nudi, no? Non c'è pudore lì. Da noi invece c'è un po' diverso. Invece lì tutti nudi, tranquilli, non c'è problema. Magari quella cosa può essere vista anche in modo positivo. bene. Insomma, no, il disordine, le persone, cioè lì in Cina ti devi abituare a maree di persone tutto il tempo, metropolitane sempre strapiene, quindi quello potrebbe far soffrire la gente, l'inquinamento è una cosa che io soffrivo abbastanza, anche la qualità dell'acqua, cioè l'acqua da noi è fantastica, noi abbiamo acque minerali di tutti i tipi, uno dà per scontato, poi quando vai in Cina c'è l'acqua distillata che non ha sapore, poi una o due tipi di acqua e minerali, ma il sapore, poi ti abitui, però ecco, la Certo. qualità della vita, insomma, è un po' più bassa, secondo me, rispetto a quello che si può avere qui in Europa, è compensato dal fatto che comunque sei in un posto super internazionale, vivace, ottimista, cioè i cinesi poi sono persone fantastiche, quindi. E che tipo di lavoro in pratica chi è lì e dall'Europa va a cercare? In che contesti si inseriscono? Mi dicevi multinazionali, cosa sono? Amministrativi, vendite, cosa fanno secondo te? C'è tutto in Cina, proprio perché
tutte le più grandi multinazionali, Fiat, Piaggio, non so, anche quelle italiane, Luxottica, cioè hanno tutti una sede in Cina e quindi le grandi multinazionali hanno tutte le figure, quindi c'è il tecnico, c'è l'amministrativo, c'è il sales, c'è... Quindi tante Ok. volte capita, quindi nel mondo corporate assolutamente sì, ci sono un sacco di opportunità, ma molto spesso sono persone che già lavorano per l'azienda e poi Certo. vengono E quindi per chi espatriati. va lì, secondo te, però ci dicevi che è ancora un buon momento, secondo te, di andare, che no, chi vuole provare, farebbe bene a... Ma secondo me sì, diciamo, non è più la Cina di 15 anni fa dove avevi le porte aperte o qualunque cosa facevi. Però c'è tanto bisogno, la Cina si sta in continuo sviluppo, cioè mi pare che è una crescita del PIL forse del 6% all'anno ancora, quindi sono in costante crescita e c'è un nuovo trend. A me mi hanno assunto in Air China, che è una compagnia cinese nazionale, ok, magari Air China è un po' più... È normale che assumano uno straniero, ok? Però tantissime altre aziende cinesi, magari meno conosciute, hanno proprio la necessità di assumere stranieri che conoscano il cinese, ma che conoscono anche magari i mercati esteri per occuparsi di vendite, di sviluppo. Quindi c'è anche questo nuovo trend di aziende cinesi che ti pagano anche bene. Ecco, lì però il cinese è un must, ok? Assolutamente. Altrimenti cosa puoi fare? Puoi insegnare italiano, puoi dedicarti all'insegnamento della lingua, puoi lavorare nella ristorazione, puoi lavorare nello spettacolo. La Cina offre tutto, cioè ragazzi sono 1 miliardo e 300 persone in continuo sviluppo. Le città più sviluppate sono vabbè, Pechino, Shenzhen, Canton, Shanghai, eccetera, ma c'è tutto il resto della Cina, l'entroterra, che deve ancora svilupparsi tantissimo. Quindi opportunità ce ne sono di tutti i tipi. Bisogna avere le idee chiare, cioè secondo me andare lì un po' All'avventura. avventura, se si hanno degli agganci, dei contatti locali, sì, cioè insomma bisogna avere un piano, insomma, perché comunque ti puoi arrangiare in Cina, non è difficile, non è un paese ostico, perché comunque è anche abbastanza economico. Adesso, oddio, gli affitti nelle grandi città sono aumentati tantissimo. Però se hai dei contatti in Cina, se conosci delle persone che ti possono introdurre magari già in qualche attività, poi una volta che sei lì, basta, entri nel giro e quando esci vai nei locali, non ti vai solo a divertire, ma vai a fare networking, cioè conosci veramente, tu vai nei bar, conosci gli imprenditori, Sì, conosci... è fatta. Una volta che È esci, fatta. esci. Poi è facile conoscere le persone lì perché tu sei straniero, quindi ti vedono. Oh, ehi, ciao, ma cosa fai qua? Sei straniero. Allora, boom, è partita Capisci? Una vinta. cosa così magari a Milano non la fai perché No, a Milano, sai, lì la gente sta più sulle sue, ovviamente. il fatto che tu sei in mezzo ad asiatici e tu ti vedi, ti incontri con lo straniero e dici, ma siamo stranieri tutti e due, siamo occidentali, no? Quindi c'è anche, è molto più semplice creare rapporti e quindi ovviamente venire a conoscenza di nuove opportunità. Bene, bene, Mauro, andiamo verso la conclusione. Allora, adesso io so che sei rientrato in Italia e come tante persone c'è questo momento di incertezza per chi lavora nel mondo dei voli, del turismo e via dicendo. Quindi anche per te è toccato, diciamo, prendere questa notiziona ti ha toccato da vicino. A me questa notiziona toccò quando ero a Londra e sono momenti particolari in cui uno deve un pochino decidere che cosa fare. Tu adesso hai una grande passione per il mondo delle criptovalute e quindi dici un attimino cosa è successo con questa grande scoperta che hai condiviso con me, che anche a me mi ha aperto un mondo. Quindi giusto due parole, poi se qualcuno è interessato, poi ci scrivo una mail e da lì continuiamo. In due parole per riassumere il mondo cripto è dura, No, due però parole su quello che è successo a te con questa opportunità del mondo cripto che... No, diciamo, allora, per me questo blocco Covid è stato un po' la manna dal cielo perché ho istantaneamente avuto la possibilità di avere tanto tempo libero e diciamo che io mi sono sempre interessato dal 2014 di investimenti, di come generare rendite passive. In Arcena sono stato molto fortunato, il mio collega americano, sai, gli americani investono, tutti investono, hanno tutti una conoscenza finanziaria.
lui mi ha un po' introdotto al mondo della finanza tradizionale e quindi ho iniziato a seguire teorie di investimento a lungo termine alla Warren Buffett, quindi magari aziende che pagano dividendi, eccetera, così. Quindi ricordo all'epoca quando ho iniziato a ricevere il primo dividendo, che ne so, avevo ricevuto 8 euro di dividendi, ho detto wow, ma allora si può guadagnare investendo Soldi dei soldi. passivi. Tipo, esatto, rendite passive. Quindi insomma, da lì in poi ho iniziato veramente a esplorare il mondo delle rendite passive, perché poi le rendite passive a lungo andare ti possono veramente portare all'indipendenza finanziaria. Ovviamente bisogna diversificare, è la regola numero uno di tutti gli investimenti. E il mondo cripto, che non conoscevo bene, insomma, è da un paio d'anni adesso che lo sto studiando, offre delle opportunità incredibili, incredibili. Sì, io ne sono testimone da pochissimo, da quando me l'hai detto, mi hai spiegato queste due cosine, quindi è qualcosa di difficile da credere, ma mai così, a quanto dimostrano i numeri di chi è dentro come te da tempo. Bene, Mauro, io devo andare verso la conclusione, questo è il tempo che ci è concesso. Dimmi tu se c'è qualche altra cosa che volevi dire per chiudere, come consiglio generale sulla Cina, sulle cripto, dici tu. Ma vabbè, sul discorso cripto poi le persone che sono interessate possono contattare te, Assolutamente, ma ragazzi, scrivetemi una vorrei mail al mio indirizzo, vieni a vivere all'estero @gmail.com e da lì andiamo avanti, vi introduciamo a questo mondo. Per andare all'estero, ragazzi, non so, cioè nel senso, a me ha cambiato la vita, cioè il fatto di andare all'estero e vivere in un altro, soprattutto magari posti così lontani, ti cambiano la prospettiva, ti cambiano la prospettiva. E adesso che sono tornato in Italia, sono contento di essere tornato in Italia, apprezzo tantissimo l'Italia perché ci sono tantissime cose che io davo per scontato, cioè la qualità Eh della sì, vita, succede anche a me di pensarlo alla cioè, stessa maniera, eh. veramente. Quindi viviamo in un paese fantastico, l'Italia, però ecco, per rendercene conto, secondo me vale la pena andare all'estero, vivere, fare l'esperienza e conoscere persone in giro, perché poi è quello che ti porti dietro da queste esperienze. Poi io adesso ho amici in tutto il mondo, questa cosa qua è bellissima, cioè ovunque voglio andare ho amici, quindi niente ragazzi, se avete l'idea di andare all'estero sicuramente altamente consigliato, e grazie a te Fabio che Bene, comunque grazie Mauro di essere stato qui per questa bella puntata. Quindi ragazzi, noi ci vediamo in uno dei prossimi video. Per le domande, mettetele nei commenti e cercheremo di rispondere il più possibile. Grazie Mauro, veramente argomento interessantissimo su tutti i fronti e ci vediamo alla prossima. A presto Grazie allora. Ciao a te. Ciao. ragazzi, a presto. Ciao Ciao. Mauro, ciao ciao ciao. Ciao, ciao, ciao.